Ciao a tutti, Stella, qui è CasinCostare che parla e oggi siamo qui contro Stefano in una nuova lotta wifi su Horas. Allora, questa è la seconda volta che registro perché mi sono dimenticato di attivare le animazioni. Allora, come potete sentire, la mia voce è un po' diversa e più in alta definizione. Per il semplice motivo che voglio provare a registrare con utilizzando Audacity e il microfono, mentre ciò che vedete qui è con il solito metodo. E beh, voglio vedere cosa succede perché la voce sarà molto più in alta definizione con questa voce sexy. Ok, basta. Allora, questa lotta l'ho fatta giusto un'ora fa, probabilmente, perché sono andato a fare la doccia, così, per rinfrescarmi di più, perché registrare dopo aver fatto la doccia, cioè, registrare dopo aver fatto la doccia è una sensazione bellissima, perché ti senti fresco, rilassato, cioè, anche la mia voce dovrebbe essere più rilassata. Il problema è che io, quando sono sotto la doccia, canto, e quindi la mia voce non è rilassata. Allora, stiamo già andando off topic, quindi iniziamo subito a spiegare. Allora, nel mio team potete vedere Galvantula pronto a settare le stickweb, Nidoking, che lo utilizzo come folletto killer, Swellow, che lo utilizzo come attaccante fisico e come prioriter, Ikran come difensore speciale e come settore delle Stealth Rock, Quagsire come difensore fisico e Megaglade che come sweeper fisico ultra mega power. Dall'altra parte vediamo un altro Megaglade, quindi vedremo Megaglade contro Megaglade. Vediamo un Magnezone che, oh mio Dio, quel Magnezone mi ha fatto cagare addosso, ma voi non sapete quando, quanto. Abbiamo Amoongus, che fortunatamente non è il VGC, altrimenti, mamma mia, quanto mi avrebbe fatto arrabbiare. Abbiamo il Solandorus, abbiamo Rotom Wash e un altro Ikran. Quindi, bando alle ciance, ciance alle bande, iniziamo questa lotta. Io inizio con Ragnarok e lui con il suo Megaglade. Parte la sfida con Stefano. Allora, come ho detto prima, parto subito con un Ragnarok per mettere le stickweb, perché senza le stickweb il mio team non funziona. Lui sa di questo, sa che io metterò le stickweb, quindi manda in campo il suo Megaglade, ne approfitta per Mega Evolvere, quindi ricevere quel boost in velocità che sicuramente gli è utile, e per spararmi ovviamente un attacco. Io, essendo più veloce, dato che, non si è, che la velocità al primo turno rimane quella del Pokémon base, riesco a mettere le stickweb senza subire danni. Essendo lui più lento, poi mi arriva lo psicotaglio. Fortunatamente non critta, ma anche se avrebbe crittato, avevo la Focus Sash e sarei sopravvissuto. Qui lui predetta un tuono o un Invertivolt che avrei fatto io, mentre io sono andato di ronzio per il semplice motivo che mi aspettavo che Megaglade avesse attaccato, e quindi nel caso fosse sopravvissuto avrei sparato un ronzio. Nel caso no, beh, ciao ciao. Comunque, lui mi attacca a brutto colpo, ma non conta perché sicuramente sarei morto. Manda in campo Arthur e lui ritira subito il suo Landorus dalla lotta perché si aspetta un gelo raggio. Manda in campo il suo Ikran per appunto reggere il mio gelo raggio, e qui iniziano le predict da parte mia. Allora, se magari le animazioni si sbrigano, appunto, ecco il mio gelo raggio che fa ovviamente danni inutili ad Ikran. Fortunatamente non, cioè, nemmeno con gli avanzi arriva al massimo. Lui va di protezione per vedere cosa avrei fatto, e io qui ho fatto così. Io adesso vado di geoforza, lui attacca, ha usato protezione. Allora sicuramente adesso switcherà il Landorus, così il geoforza non avrà effetto, ed è proprio ciò che succede. Quindi io vado di gelo raggio, entra in campo il suo Landorus e lo mando KO, ragazzi. La predict da parte mia è stata utilissima perché Landorus dava un casino di problemi ai miei due sweeper fisici, dato che diminuiva il loro attacco, cioè avevo comunque gelo pugno su Megaglade, ma pur prepotenza di certo non fa bene. Lui manda in campo il suo Rotom Wash per spararmi un idropompa, e io mando in campo il mio Quagsire pronto per reggerla.
Anche se non sono un difensore speciale, sono comunque un Quagsire che lo resisto così così. Lui decide di cambiare e mandare in campo il suo Amoongus. Io ne approfitto per fare riprese, dato che un altro idropompa lo reggevo. E comunque, di certo, ero sicuro che non voleva fare un Rotom contro Quagsire. Io qui decido di cambiare per non rischiare il Giga Assorbimento e mando in campo Seven, così da poterne approfittare per avvelenarmi. E lui manda in campo Gallade per utilizzarmi privazione e togliermi lo strumento che avevo in quel momento. Fortunatamente il matchup è a mio favore e quindi sono avvelenato, pronto alla lotta e per sparargli un bel Baldealic su quel faccione. E invece no, perché lui ovviamente predicta la cosa e manda in campo Ikran, che regge alla grande il mio Baldeali. Rete vischiosa e bla bla bla. Baldeali in arrivo, che nonostante lo resiste, io mi aspettavo danni molto, molto più bassi. Quindi, i Pokémon con Guts sono sempre molto pericolosi. E a me piace usarli. Cioè, sono come una piccola bomba perché si mandano KO da soli, però a me piace usarli. Allora, mando in campo il mio di Ikran perché ho predigettato una mossa tipo fuoco. Ma lui cambia Pokémon, probabilmente per paura di qualche mossa pericolosa, e manda in campo il suo di Gallade. E quindi matchup a favore suo. Ho forse predigettato l'entrata proprio di Ikran. Comunque, io non rischio di perdere il mio Ikran subito, e quindi mando in campo Watt, che è pronto a reggere il suo attacco e fargli perdere dei danni con il Bitor sull'elmo. Niente. Ignorate ciò che ho detto. Lui va di assorbipugno per recuperare vita, e io qua vado di accumulo, così da poter resistere il suo prossimo attacco. Non importa cosa faccia, io lo resisto, a meno che non si riveli uno di quei Gallade bastardi con sia assorbipugno che zuffa, perché li ho incontrati e non sono molto simpatici, ma proprio per niente. Io come conteggio un accumulo. Predicto il suo switch e quindi vado di ripresa. Ora, predicto di nuovo il suo switch in Amoongus e quindi vado di un secondo accumulo, così da poter aumentare notevolmente la mia difesa speciale, quindi riuscire a resistere un Giga Assorbimento da parte di quell'Amoongus e resistere molto bene anche gli attacchi speciali di questo Rotom. Quindi lui appunto va di questo idropompa. Io non posso fare altro se non colpirlo con idrovampata e sperare una bella scottatura, che ovviamente al primo turno non avviene. What? Oh, ricordo male. Ed è successo un'ora fa sta cosa, quindi proprio la mia... Comunque, lui ritira il suo Rotom dalla lotta e io ne approfitto per fare ripresa, perché mi aspettavo un altro attacco, ma comunque lo tankavo piuttosto bene. Pausa grattatina comunque. Ah no, ne approfitto per fare di nuovo accumulo, quindi siamo al conteggio di 2 o 3 accumuli, adesso ricordo, comunque minimo 2 ne ho fatti, di questo non sono sicuro. Vado di nuovo di ripresa per aumentare i miei PS, così da essere sicuro di... Cioè, volevo essere sicuro di essere più veloce di lui e volevo essere sicuro di reggere almeno 2 colpi. Quindi vado di terremoto e gli faccio quei pochi danni. E lui va di spora per... così da poter fare un Giga Assorbimento in tutto... Cioè, così da poter recuperare vita sia dal fango pece di adesso, sia dal Giga Assorbimento che mi fa adesso, sia dal fango pece di nuovo, se non l'avrei... Se in pratica l'ha fatto per recuperare 2 volte la vita con fango pece e per recuperare la vita anche con Giga Assorbimento. Bella giocata da parte sua. Io mando in campo il mio Ikran, prontissimo, proprio pronto al 100% per fargli un lava sbuffo. Lui lo sa che io avrei voluto fare un lava sbuffo. Predicto il fatto che lui non mi avrebbe fatto un lava sbuffo e metto le mie Stealth Rock.
siamo più o meno a fine battaglia, ma comunque qualche danno qua e là sarei di certo lo volevo, perché da come stava giocando lui ho notato che voleva giocare molto safe e sfruttando i suoi switch, dato che avevo la rete rischiosa. Predicto il fatto che lui non avrebbe usato assorbi pugno, cioè predicto il fatto che lui avrebbe predictato di che avrei mandato Nidoking, e quindi gli vado un lava sbuffo. Purtroppo non lo brucio e quindi niente. Ritiro il mio Ikan e predicto l'assorbi pugno mandando in campo il mio Nidoking, che riesce a tankarlo piuttosto bene. Mamma mia le predict che ha fatto Xinko in questa battaglia. Lui decide di ritirare il suo Gallade essendo più lento di me, e di certo non volendo venire colpito da uno dei miei colpi. Mamma mia che italiano scorreggiuto. Lui manda in campo il suo Ikran predictando il mio Fangonda, e quindi non gli faccio danni e scialla. Adesso lui va di nuovo per protezione per vedere cosa avrei fatto io. Io vado di Fangonda predictando l'entrata di qualcun altro, cioè mi aspettavo proprio Rotom. E in questo caso io vado di Geoforza. Lui, vedendo che avevo utilizzato di nuovo Fangonda, credeva che avrei utilizzato di nuovo Fangonda predictando che lui adesso avrebbe switchato. Ma stavolta sono io che ho predictato di nuovo e ho utilizzato Geoforza per mandare KO il suo Ikan. Qui c'è un po' di Axe, ossia faccio Fangonda e critto sul suo Rotom. Cioè, dico che c'è un po' di Axe, ma non sono sicuro se l'Axe contava o no, perché sono pur sempre un Nidoking con la Life Orb. E poi il suo Rotom era anche scottato, magari se non lo mandavo a capo con Fango Bomba, magari era scottato, non si pensava. Qui vado di... devo smettere con questo qui, vado di Fuoco Bomba. Ero sicuro di mandarlo KO, purtroppo non ci riesco e quindi subisco questo Spora. Adesso non mi ricordo se switcho per essere sicuro che con la Mungus non mi addormenti più nessuno. Sì, faccio così. Ho detto, ogni Nidoking addormentato non mi serve poi così tanto, quindi lo switcho e evito che quella Mungus mi addormenti qualcun altro. Il suo Mungus viene fatto rientrare e manda in campo il Gallade, perché psicotaglio e assorbe il pugno nel caso fosse entrato Ikran. Qui ancora questo qui. Fate la qui challenge. Riguardatevi sto video per ogni qui che dico, bevetemi mezzo bicchiere d'acqua. Allora, lui va di assorbi pugno perché era la mossa più safe che potesse fare. Io resisto l'assorbi pugno perché me lo aspettavo, ma cioè mi aspettavo di resistere, ma non con così pochi, con così tanti PS, me l'aspettavo molto di meno. Vado di nuovo di lava sbuffo cercando ancora la scottatura, perché se avessi avuto la scottatura la partita era giocata e bella che finita. Lui va di nuovo di assorbi pugno e niente, non posso resisterlo perché i miei PS erano troppo bassi. Ikran viene quindi mandato KO. Mando in campo quindi il mio Seven per sparargli di nuovo un Baldeali potente, ma proprio potente, proprio di prepotenza. Lui invece manda in campo il suo Magnezone per resistere appunto l'ovvio Baldeali, e sicuramente se l'avrei fatto facciata sarebbero stati qualche danno in più, ma di certo lo tankava molto molto bene essendo un tipo acciaio, perché il tipo acciaio è il miglior tipo difensivo esistente secondo me. Mando in campo Seto Kaiba perché ero sicuro di resistere un suo colpo, quindi lo mando e i danni, ragazzi, i danni. Non mi aspettavo tutti questi danni, avevo paura. In quel turno sono rimasto un po' fermo perché avevo paura che lui avesse la scarf, dato che, cioè, non avevo, in quel momento non avevo in mente quanti l'attacco speciale base che aveva Magnezone. E quindi stavo cercando di ricordarmi quanto attacco aveva, e quindi l'ho rischiato e sono andato di assorbi pugno, che era la cosa più safe che potessi fare. Cos'era quel rumore?
Comunque, lui manda in campo il suo Amungus per non rischiare di perdere il suo Manizon. E io qui con assorbi pugno recupero vita. E vado di nuovo e vado di gelo pugno perché non ero sicuro di resistere quel... di resistere, what? Non ero sicuro che assorbi pugno bastava. Adesso Gallade, Mega Gallade contro Mega Gallade. Io sono sicuramente più veloce perché ho le stick web. Il problema è che mi aspettavo uno Shadow Sneak, ne ero sicuro, ma tantissimo. Quindi mando in campo Seven, pronto a resistere quel Shadow Sneak. Purtroppo lui va safe di gelo pugno che bastava a mandarmi scappò sia Gallade, sia Seven, sia Arthur. Quindi ha giocato molto safe qui. E io qui mando di nuovo Seto Kaiba. Vado di Shadow di Furtivore perché ero sicuramente più veloce di lui e mi aspettavo che lui giocasse la priority. Mentre non lo fa, probabilmente questo Gallade non ha la priority. E infatti non ce l'ha. Sono io che non sono stato attento e non ho... e non mi sono segnato le mosse dell'avversario. E quindi Arthur qui purtroppo dorme. Se avesse colpito probabilmente sarei riuscito a vincere perché... con Geoforza avrei mandato KO sicuramente il suo Magnezon, dato che aveva l'effetto delle self, del... non delle self, dell'arete vischiosa. E quindi Shalal. E quindi Shalal. Ho perso questa lotta 2-0, ma è stata una bella lotta da cui ho potuto vedere che sto migliorando. Mi piace. E per le prossime lotte devo ricordarmi di segnarmi i Pokémon che ha l'avversario, perché mi ero dimenticato che lui aveva ancora Magnezon. E sicuramente devo segnarmi gli strumenti che hanno, se riesco a scoprirli, e le mosse, perché altrimenti in quel punto sarei andato di un privazione e ne avrei fatti molti di più di danni, ma proprio molti di più. Cioè, se non l'avrei mandato a KO sicuramente ci avrebbe pensato Seven. E beh, sta cosa mi ero detto, ma tanto, perché avrei potuto vincere la mia prima lotta contro Stefano. Ah, Stefano, giuro che un giorno ti ero male, ma proprio malissimo. Allora, per questo episodio è tutto, noi ci vediamo... no, aspetta, prima di questo. Voglio chiedervi... sì... sto allenando i Pokémon su Pokémon Snakewood e Dragonstone. E quindi volevo chiedervi, il prossimo episodio che volete registrato, cosa volete? Volete, boh, che ne so, un video dove parlo delle Mega Acqua, più o meno come si possono usare, come non si possono usare, cosa ne penso io, se le ho usati, se non le ho usati, se mi piacciono, se non mi piacciono. Boh, così cos'ha. Oppure volete un video di Dragonstone, volete un video di The Snakewood, volete un video della Nuzlocke, volete un video di Golden Sun, magari c'è ancora qualcuno che segue quella Let's Play, volete un video di Fire Emblem, anche se ne ho fatti uscire 3, volete un altro video di Ellsword, anche se ne ho fatti uscire 2 di 25 minuti a testa, oppure volete la Let's Play segreta che avevo postato su Facebook. Beh, decidete voi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ah già, non dimenticatevi che esiste anche la Trick Lock Challenge. Potrebbe tornare, come potrebbe non farlo? Tutto questo dipende da voi. Ciao.